6 settembre 2020, sono le 9:30, 15 della mattina, mi trovo in salita verso il passo Ables a 2250 metri e qui troviamo il primo resto della guerra, una trincea, magari era una baracca, magari era una casupola, magari era un ricovero ai piedi del Monte Reid. Sono a 2550, direzione Passo Ables, 400 scarsi metri sopra di me, no, 400 giusti. Val di Sotto è la levissima, le piste da sci di Bormio, Valle Cetta, e qui sotto vedo come uno spianamento e dei resti, quei sassi lì erano senz'altro dei muri di baracche o qualcos'altro. Quello San Nicolò e la valle verso il Passo Gavia. Si vede la strada che ho fatto. Io arrivo da qui. La vecchia strada militare probabilmente continua su questo ghiaione, si vede una traccia e arriverebbe là che c'è un tornante, si intravede una traccia qua sopra. Poi deve essere frenato tutto, qui siamo a 2620. E hanno fatto il sentierino che con ok, 2800 metri, decido che di qui io non continuo. Ghiaia o almeno da solo, ho fatto un bel pezzo, arrivo da lì, già non mi è piaciuto quello che ho fatto, devo andare a riprendere il sentiero, torno indietro. Mi trovo a 2800 metri, mancano 200 metri al passo Ables, ma questo contesto è veramente degno di attenzione. Io sono partito da lì sotto, ho attraversato, comunque sono salito da tutto questo vallone qui, qui una volta era tutto ghiacciaio. Il passo Ables è 200 metri sopra di me, ma la cosa più bella è, beh, sicuramente qui troviamo ex, cioè Fino Spinato, qui c'erano delle come postazioni, Fido Spinato, giro ancora un po' dietro,
un po' di legni, filo spinato, ma poi là in fondo, no, quell'edificio più grande non c'entra niente, quella è la Balta Ortler, questo Nagler e questo la ghiacciaia dei Vitelli e qui sopra le piste da sci. La gente sta sciando in questo momento. Settembre, passo Ables, 3035 metri, partendo dalla seconda cantoniera dello Stelvio. Questo può essere uno dei panorami veramente più belli che possa aver mai visto. Iniziamo da la strada dello Stelvio, che si vede dove sono partito. Ho risalito tutto questo ghiaione, chiamiamolo poi ex morena glaciale, e poi si vede tutto questo panorama qui sulle montagne svizzere. Qui si vedono il pianoro della Valle del Braulio, la punta di Rims che adesso ingrandirò, questi sono il ghiacciaio del Monte Reiter, benissimo, ho incontrato due escursionisti, adesso andrò al bivacco Provolino, benissimo. E poi si vede tutta la catena delle famose 13 cime della Valfurva. Quello è Cevedale, San Matteo, la Valle del Gavia, fratello Luca, Suretta mi sembra, e Bormio 3000. Cominciamo con questo. E poi Val di Sotto, quale Cepina sembrerebbe. Allora, e qua la cima Piazzi. Ok, cima Piazzi. Bormio 3000. San Matteo e quindi Pedranzini d'Osegù e non mi ricordo. Cevedale, i due Cevedale. È il Cevedale quello, sì. Qui baracche militari della prima guerra mondiale. Tanto spinato in giro anche qui, legno. Allora, in fondo, se riesco, il filon di Motta, c'è un vecchio accampamento militare, un vecchio baraccamento militare. Qui, punta di Rims, penso. Le valli Cancano, Livigno. Bellissima giornata, 13 settembre, maniche corte, a 3030 metri, meraviglioso. E ora bivacco Provolino. We'll be right back.
la giornata continua nel migliore dei modi. Io arrivo, no, in cima il passo Ables, poi più basso si vede il sentiero. Qui ho fatto questo vallone qui. Qui sono in località Buse, un vecchio villaggio militare nella valle del Braulio, sempre sullo Stelvio. Qui ho trovato, sembrerebbe, una cannoniera che sbocca sull'altra parte della montagna, però vabbè, oggi non ho portato la pila frontale, non mi sembra il caso intrufolarmi dentro anche con la pila del telefono. Sempre nel villaggio militare, qui sopra ci sono un po' di trincee appena viste. E io continuerò su quel sentiero che si vede fino circa ai Bagni Vecchi, poco prima. Dal villaggio militare Le Buse c'era una stretta comunicazione senz'altro con Filon di Motta. Benissimo, la mia giornata continua nel migliore dei modi. Abbiamo detto Filon di Motta su là, qui i resti dell'accampamento militare, una baracca ristrutturata. Sono entrato in quella porta, ho trovato ossa di animali. E adesso continuo per quel sentiero. Sempre alle Buse. Un ricovero per le armi e un'altra caverna. Sicuramente non è naturale quella caverna. E dopo il passo Ables, arrivato vicino alla seconda cantoniera, ho pensato bene di fare il giro in una località Buse, un villaggio militare che non avevo mai visto. Sentivo parlare un vecchio villaggio militare. E quindi sono venuto a conoscere un nuovo comprenso, una nuova visione del passo dello Stelvio, della Valle Braulio. Praticamente, allora, in fondo la Nagler, si vede la Baita Orta, l'arrivo della funivia, la strada zigo-zago che sale verso la seconda casa cantoniera. Questo forse è il Monte Braulio, questa è sicuramente la Valle Braulio. Qui meraviglioso il lago della diga del Cancano, oppure lago Cancano, boh. Quella è la valle, in fondo c'è la Val Viola, penso. E qui sono ai piedi, qui siamo in località Tre Baracche, ci sono dei resti di un villaggio militare e volendo si può scendere da questa strada qui e arrivare al tornante 26 o 29 dello Stelvio.
i resti di un villaggio militare, questo è un altro aspetto del Monte Reite che sovrasta Bormio. Praticamente andiamo a vedere Nagler, sull'altro versante si sciava una volta. Baita Orta, arrivo della funivia, rifugio pirovano abbandonato. Questa sotto la valle dei Vitelli. Poi Filon di Mot, questo è un altro villaggio militare. Qui si vedono delle caverne, muri in sasso, questo è un altro villaggio militare, si chiama Le Buse. La strada dello Stelvio, e il passo Stelvio è dietro questo monte che si chiama Scorluzzo, 3080, il passo Stelvio è giusto qui dietro. E ora, questo è il monte delle scale di Bormio, c'è un anello bellissimo da fare, un bel giro, è in programma. Laghi di Cancano, qua è la Val Pisella e qui parte la Val Trela, penso di non dire fesserie, però sono quasi sicuro. E questa è la Val di Dentro. Scendendo verso la casa cantoniera, verso il tornante 29, e qui trovo anche questi muri qui, questa baracca di avamposto. Bene, sentiero sembra facile, ho dovuto rinunciare a quello che volevo fare perché c'è un ghiaione da scendere, troppo pericoloso scivolare, non era della mia specialità. Se poi trovavo peggio non ero in grado di tornare. Agosto 2236 metri, quasi in vetta alla cima Nagler, basamenti Skrift, piattaforme di avamposti austriaci, una grotta, uno scavo di postazione, sicuramente i tempi della guerra, qui era ghiaccio, non c'erano queste condizioni di nevamento. Questo era ancora un passo. Allora, 6.55, vetta Nagler, passo Abres, trincee, la cresta del Nagler o punta del naso, punta del chiodo.